Signor Presidente dell'Institute for Cultural Diplomacy, signor Presidente della Società Dante Alighieri, signore e signori, signor Presidente del Consiglio, buongiorno, buonasera. Signor, buonasera. Sono veramente lieta di aver accettato questo invito per passare a voi tutti tre o quattro messaggi in cui credo profondamente, anche a partire non tanto e non solo dalla mia storia, ma dall'impegno che mi trovo a ricoprire. Dicono, ed è una frase attribuita a Jean Monnet, e che si continua a ripetere nei corridoi delle istituzioni europee, si racconta che a chi gli domandava se fosse soddisfatto del lavoro di integrazione europea, Monnet rispondesse: se dovessi ricominciare, comincerei questa volta dalla cultura. Vuol dire che, a prescindere dalla verità storica, questa frase esplicita il concetto che l'integrazione avviata con l'Europa del carbone e dell'acciaio, proseguita con l'Europa delle merci e dei capitali, forse sarebbe più coesa oggi se fosse stata mossa anche dall'Europa della cultura, dove per cultura ognuno di noi fortunatamente intende molte cose. Fortunatamente, dico, perché la varietà intanto di noi popoli europei e persino la varietà di noi italiani, francamente, è esattamente l'espressione tradotta in politica, in convivenza, della cultura della bellezza, del dialogo, del rispetto, della tolleranza. E che a volte succede che non siamo all'altezza di queste tradizioni culturali e in fondo in qualche modo ce ne dimentichiamo. Per questo mi piace questa idea della diplomazia culturale. E mi piace per tre ragioni. Mi piace dal punto di vista politico, proprio perché di un gruppo in cui ho fatto parte, promosso dal Consiglio d'Europa, sosteneva appunto che vivere insieme in democrazia e libertà è una delle caratteristiche del sogno europeo. E può funzionare solamente se noi ammettiamo di essere diversi e se non ci viene in mente di diventare assolutamente omogenei. Qualcuno, quando vuole sbeffeggiare l'Europa, ci dice che in fondo l'Europa non si farà mai perché non vi siete ancora neanche messi d'accordo se è meglio pasteggiare a vino o a birra. Io sogno un'Europa che non si metterà mai d'accordo su questo e accetterà chi pasteggia a succhi di frutta, che fa una certa impressione, dovessi dire. Peraltro normalmente hanno dei colori abbastanza, diciamo, poco invitanti, diciamo così. Insieme a chi pasteggia ad acqua, chi pasteggia vino, chi pasteggia birra, chi pasteggia come gli pare. Perché la nostra identità culturale è quella di credere nella democrazia e nello Stato di diritto. E quindi, a parte questo, avendo rispetto per le diversità di tutti. Anzi, esaltando le diversità di tutti. E non tentando un processo di omogeneizzazione che sarebbe semplicemente un processo, come dire, di pauperizzazione di quello che è il retaggio culturale che noi tutti esprimiamo. La seconda questione è che ho l'ambizione, spero con l'aiuto di tutti voi, di fare sì che la cultura, in particolare la cultura nostra, quella italiana, così ricca di storia, ma ricca anche di presente e, mi consentite di dire, anche di futuro, ci aiuti persino nel rilancio umano ed economico di questo paese. Andava di moda tempo fa dire che la cultura non dà da mangiare. Ricordo che in quel periodo, passeggiando per Roma, ho visto una cosa fantastica scritta sul muro che diceva: se la cultura non dà da mangiare, figuratevi l'ignoranza. E io penso che in questo murales, scritto probabilmente da una persona semplice in giro per Roma, ha detto esattamente tutto. E penso che, se intendiamo la cultura sia come volano di diplomazia, sia come strumento di rilancio di questo paese, beh, io credo che avremmo fatto un'operazione molto importante, perché per cultura non si intende, come ci veniva spiegato prima, un qualche museo più o meno polveroso. Per cultura pervasiva nel nostro paese si intende in qualche modo il rispetto della bellezza, se non il culto della bellezza. Si intende una capacità che viene espressa anche dagli imprenditori, dai designer, dagli artisti, viene espressa dal nostro cinema, dai nostri
dai nostri attori, dalle nostre attrici. Insomma, cultura è un po' il nostro modo di vivere. Dobbiamo però fare in modo che questo modo di vivere diventi anche economicamente attrattivo. Vedete, a volte mi secco un po' quando, incontrando colleghi stranieri o internazionali, mi si dice sempre: ah, ma noi le vacanze le veniamo a fare in Italia, questo è fuori discussione. Però poi gli affari li vanno a fare a Francoforte. E io credo che il nostro, signor Presidente del Consiglio, il nostro obiettivo è proprio fare invece di questo paese, così bello e così diverso, di farlo anche una grande capacità di attrazione e di potenzialità di rilancio economico. Per questo ho messo la cultura al centro, diciamo, di quello che io chiamo la diplomazia della crescita. Perché si cresce dal punto di vista umano e si cresce dal punto di vista economico, le cose non vanno separate, non avrebbe senso, non siamo quelli che siamo. Infine, e per farla breve, penso che questa diplomazia culturale ha bisogno di protagonisti sicuramente governativi e istituzionali, però non solo. Questa diplomazia culturale, come la diplomazia della crescita, ha bisogno di tanti protagonismi e ha bisogno soprattutto che ci sia lo slancio, l'impegno di quella che impropriamente viene chiamata società civile. Dizione che non mi piace, perché è come se dividesse tra la società civile e la società incivile che saremmo noi. Non è così. Credo che dovremmo trovare un altro modo di esprimerci. Non è che solo perché uno è eletto diventa automaticamente incivile e non è perché uno è non eletto è automaticamente civile. Se mi consentite, è un pochino più complicato. Quello che voglio dire è che questa diplomazia culturale, come quella della crescita, ha bisogno di tanti attori e di tanti protagonisti. Ha bisogno però di trovare nelle istituzioni un appoggio, un sostegno, un'attenzione. Non più di questo. Questo è un paese che attraversa un momento in cui tocca a ognuno di noi fare le nozze coi fichi secchi. Quindi in realtà abbiamo bisogno di voi, della vostra generosità, del vostro impegno sicuramente. Siamo pronti, disponibili e interessati a riconoscerlo. Siamo pronti, disponibili e interessati a fare questo percorso insieme. Ma credo che sia utile appunto cercare di dire che lo facciamo insieme. Infine, credo che viviamo in una parte del mondo. Se lo guardasse un marziano, l'Europa, ancora vedrebbe da Marte, nonostante tutti i nostri guai, la regione al mondo più sviluppata, più alfabetizzata, più attenta culturalmente, con maggiori esperienze anche istituzionali. Penso che sia arrivato il momento, con tutti i nostri guai, di farci forza invece anche delle nostre parti positive. Io credo che ce la possiamo fare. Credo che abbiamo tutti gli asset per farlo. Forse tutti insieme dobbiamo un po' superare pigrizie, stereotipi, facilità. Non è così, il mondo fuori è impegnativo. Però io credo che siamo all'altezza delle sfide. Grazie di avermi ascoltato.